Chi c'è qua? Solo chi c'è a fede. E chi sta là? Non ha alcuna fede. Ma se fosse per me, se tu me lo concedi, vorrei capire da te la fede la possiedi. Fede sì, ma non sono arbitrale. La storia ci insegna che ci facciamo del male. Preferisco lo sportivo, lui sì, sul podio sale. Chi di fede non ne ha, resta solo a guardare. Calcio, basket, tennis, volley, rugby, lotta, tuffi, corri, non importa sai. Muoviti, 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 muoviti. Chi c'è qua? Solo chi c'ha fede. E chi sta là? Non ha alcuna fede. Ma se fosse per me, se tu me lo concedi, vorrei capire da te la fede la possiedi. Solo chi c'ha fede, il lato umano dello sport. Buonasera, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di questa terza edizione di Solo chi c'ha fede, il lato umano dello sport, perché dai nostri campioni del mondo, dai nostri olimpionici, noi vogliamo carpire le emozioni, le storie di vita, le storie umane. Vogliamo scoprire chi è il nostro ospite di questa sera? Lo facciamo attraverso la clip selfie. Ciao Fede e ciao a tutti gli amici di Solo chi c'ha fede. Sono, anche se ho smesso ormai da qualche anno, sono su un campo, eccolo qua, in realtà è una pista di atletica, ma non vi svelo ora il perché, lo approfondiremo fra pochissimo, quando sarò in studio lì da voi, quali sono le mie passioni e il perché mi trovo qua. Ciao! Passionale, solare e coraggioso è con noi Andrea De Marco! Caro Andrea, solare, passionale e coraggioso, se tu invece dovessi definirti con un solo aggettivo? Un aggettivo che mi piace molto è avventuroso, perché è quello che poi è stata un po' tutta la mia vita, un'avventura, io la definirei così, l'ho sempre affrontata in questa maniera, in maniera anche un po' avventurosa. Quindi. Oh, e allora ci incuriosisci e quindi vogliamo subito capire qualcosa di più di te con C'è Fede e Fede. Sì, perché c'è Fede? Solo chi c'ha fede, quindi il tuo credo nelle cose, ad esempio la fede in te stesso, Marco. Come mai hai scelto, se lo hai scelto da subito nella tua vita, di fare proprio l'arbitro e non ad esempio il calciatore? Beh, questa è una domanda che mi hanno fatto in tanti e devo dirti la verità che ho provato a fare il calciatore, perché penso che tutti i bambini, in Italia soprattutto, nei paesi dove il calcio è lo sport nazionale, provano prima a giocare a calcio. Ci ho provato, però i risultati erano un po' scadenti. Come dicevo sempre io, avevo il piede destro al posto del sinistro, il sinistro al posto del destro. Così ho intrapreso ho provato a fare anche altri sport a livello individuale. Mentre facevo atletica leggera, c'era un mio vicino di casa che faceva l'arbitro già da qualche tempo. E allora mi ha consigliato, mi ha detto, ma perché non provi a venire a fare il corso da arbitro, a vedere, vedrai che ti divertirai. E così è stato, sono andato e effettivamente è stato così, perché poi ti prende proprio una passione, quella di andare in campo. Prima ci vai addirittura da solo, poi in un'età che comunque 16-17 anni aiuta molto anche a formare il carattere, perché io sono sempre stata una persona introversa, timida, e andando ad arbitrare poi magari partita a 16-17 anni di terza categoria con calciatori comunque a di fine livello, carriera, certo, di 35-40 anni, ti assicuro che non è semplice. E quindi da lì ho iniziato, mi è piaciuto molto, e poi la fortuna, la costanza e tanti altri fattori mi hanno permesso di arrivare poi dove sono arrivato. Senti, una decisione arbitrale, a proposito di quella che è la fede nell'etica, una decisione arbitrale può cambiare l'esito di un'intera partita. Prendere questa responsabilità in un attimo, che effetto fa? Come fai? Beh, lo vediamo sempre ogni domenica, che ci sono situazioni nelle quali si discute molto e da alcuni errori poi si rimane praticamente legati nel corso di un'intera vita calcistica, cioè, ricordiamoci. Può cambiare il destino, certo, proprio di intere carriere. Ma ricordiamoci l'episodio Ronaldo Giuliano o il gol di Turone in Juve-Roma, in fuorigioco, se ne parla ancora adesso, ogni volta che c'è Inter-Juve si ritorna sempre a quell'episodio, ogni volta ma che c'è Juve-Roma si ritorna. Ma io vorrei sapere come ti senti proprio tu. In quell'episodio, è chiaro, anche a me è capitato comunque di commettere degli errori e chiaramente quando ti accorgi poi di aver preso una determinata decisione sbagliata,
sicuramente non sei felice, arrivi a casa, hai quel senso di amarezza, perché comunque prepari la gara in tutta la settimana per commettere, non dico zero errori perché è praticamente impossibile commettere zero errori, ma il minor numero di errori possibili, e poi ti accorgi di aver fatto magari un errore che agli occhi di tutti è un errore evidente e clamoroso, mentre tu dal campo l'hai visto in maniera diversa. Quindi queste sono le sensazioni che poi provi dopo la partita. Senti, se dovessi chiederti qual è stato il fischio più difficile della tua carriera? Ma ce ne sono stati tanti fischi difficili, sicuramente ci sono... Anche nella vita, poi alcuni... non è detto che sia stato proprio nel campo. Cioè nella vita ancora di più. Però sicuramente ho arbitrato alcune partite dal punto di vista tecnico, una volta in una finale in Tunisia, derby tunisino di Coppa, tempi supplementari, ultimo secondo dei tempi supplementari, ho segnato un calcio di rigore alla squadra ospite, proprio nei secondi finali dei tempi supplementari. Quindi quella è stata una decisione veramente difficile da prendere in quel momento, perché poteva cambiare il destino della partita. In realtà fischi difficili è stata una volta, quello che mi ricordo maggiormente è una partita l'esordio in Europa League, Roma Mostar, ed era la prima volta che una squadra serba andava a giocare in Bosnia dopo la guerra, dopo il conflitto, quindi grande tensione negli spalti. Certo. La partita era stata sospesa 20 minuti e poi siamo riusciti comunque a portarla a termine, nonostante numerosi feriti negli spalti, perché lo stadio di Mostar era veramente piccolo, e poi da quella partita la squadra, il Partizan di Belgrado, venne squalificato per un anno dalle coppe europee in base al rapporto appunto che stilai a fine gara per questi scontri veramente terribili e tristi da ricordare anche. Fede nel tuo lavoro, abbiamo detto che tra pensare e fischiare passa una frazione di secondo. Per sì. Noi, nella tua testa, che cosa passa in quella frazione di secondo? In quella frazione di secondo è veramente una frazione di secondo, ma passa tutto. Pensi e dici, ma l'avrò azzeccata? L'avrò. E poi dalla reazione dei giocatori o del pubblico inizi a capire se è un fischio giusto, la scelta giusta oppure no. Senti, la partita che ti ha emozionato di più arbitrare, ce n'è una in particolare? Beh sì, forse è stata la mia ultima partita, quella che mi ha... perché sapevo che poi non sarei più tornato in campo, perché ci sono dei limiti di appartenenza nel ruolo, quindi io sapevo che con quella partita avrei finito la mia stagione, e quindi quando sono entrato in campo le emozioni, le sensazioni che ho vissuto sono sicuramente indimenticabili, e mi è passata davanti tutta la carriera di 25 anni, non soltanto 12 in Serie A e gli altri nelle serie minori, però mi è passato proprio davanti tutta la carriera con una grande emozione, anche un po' di un velo di tristezza, perché sicuramente sarei voluto rimanere ancora, cioè quando sei in campo stai bene fisicamente e sei tra virgolette costretto per delle regole a smettere, c'è un po' di rammarico, di dispiacere, perché comunque è una cosa che ti piace che fare. Che partita era? Era la partita in cui il Parma andò in Europa League, l'anno che poi vabbè successe quel che successe, Parma-Livorno, l'ultima partita di campionato. Bene, senti, e a proposito di queste situazioni che ci hai accennato e raccontato, tu sei mai rimasto senza respiro, magari in quei momenti? Beh, sicuramente, senza respiro sono rimasto in più di un'occasione, nel senso che comunque quando sei in campo devi prendere una decisione, hai sempre... anche un po' d'ansia, anche sicuramente, e il respiro, saper gestire il respiro è sicuramente fondamentale. E allora scopriamo insieme qual è la gestione del tuo respiro con Senza Respiro. Mike Maric! Aria, ti respiro ancora, sai, nell'aria, aria. Eccoci qua, tra l'altro ho scoperto che abbiamo un elemento in comune, il mare. Perché mare. Lui arriva dal mare, io amo il mare. Esatto, gente di mare. Com'è. Quindi sarai pronto per questa prova senza respiro. Oggi per Andrea ho scelto questo strumento, il gioco delle tre palle. Oh. Ah. Allora, che in gergo viene chiamato incentivatore diaframmatico. Il diaframma è il muscolo più importante della respirazione e il vero trucco per saper inspirare è saper svuotare i propri polmoni attraverso una espirazione. Quindi cosa chiederò a Andrea? Di svuotare i tuoi polmoni e poi di inspirare attraverso questo fischietto, tenere le palle in sospensione, e io ovviamente ti prendo il tempo. Svuota, 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 e via! Inspira, 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 mettiti bene dritto, aperto, 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 così con i polmoni, e stop!
non semplice. Bravo. E sei stato bravo. Non è semplice. Non è semplice. Non è semplice. Ho invitato tutti a farlo e a provarlo perché effettivamente lo pensavo fosse più semplice. Invece in realtà... Hai tenuto il tempo per 6 secondi. Ah, per 6 secondi. Quindi è un ottimo Perché noi giochiamo, ma c'è una base scientifica ovviamente sui nostri giochini. E quindi infatti, no, vuol dire che ti devi allenare un po' di più. Che cosa vuol dire? Questo che ha appena utilizzato Andrea è uno stimolatore per il diaframma. Cioè qualsiasi persona normale, atleta, qualsiasi soggetto impara a respirare in maniera corretta e va a stimolare il diaframma, che è il muscolo più importante della respirazione. La sua valenza è non solo nello sport ma anche nella vita di tutti i giorni per la gestione mentale dello stress. Ma credo che mi permetto di regalarti il mio libro La scienza del respiro, dove troverai tutte le evidenze mediche e scientifiche per gestire al meglio la vita fuori e dentro il campo. Avrei dovuto leggerlo quando arbitravo perché sicuramente gestire lo stress anche prima delle partite e la respirazione è fondamentale. Ma siamo in tempo. Quindi, grazie Mike. Grazie a voi. Grazie Mike. Ci vediamo con Senza Respiro la prossima settimana ovviamente e nuovi giochi con Mike Maric. Noi ci accomodiamo. Ciao. Sì. Prego Andrea. Buona. Andrea, adesso attraverso le immagini più rappresentative di te e della tua vita ci vogliamo emozionare con Foto Ricordo. Prima foto. Chi sono? Eccolo qua, quello in piccolino, quello di Tino sono io. Questo piccolino sei tu? Questo piccolino sono io, quella è mia sorella, quello... E mio papà, mi dispiace che non sono riuscito a trovare una foto anche con mia mamma, perché purtroppo i miei genitori li ho persi entrambi per già da un po' di anni, e con mia sorella comunque abbiamo un ottimo rapporto, pur lei vivendo lontano da dove abito io, lei abita vicino a Cuneo, e comunque mi è sempre vicina nei momenti magari in cui posso avere bisogno, e lo stesso io per lei, abbiamo un ottimo rapporto, ci vediamo spesso, nonostante questa distanza, riusciamo sempre ad incontrarci almeno una volta alla settimana, quando due o tre volte al mese comunque in genere, quindi siamo molto legati da questo punto di vista. Credo che il valore della famiglia poi sia quello che poi mi hanno insegnato i miei genitori e quello che comunque porto avanti da sempre, avere un'unione familiare, anche se io poi di fatto non ho una famiglia ancora mia, però esatto. Prossima foto. Oh, ecco qua. Beh, qua questa, mi conquisti, qua questa, mi conquisti. Questa è Lulu. È un cane, praticamente il mio cane che ho trovato, ero in vacanza in Grecia, a Kos, con la mia compagna, c'era questo cucciolotto, praticamente ho preso questo cane, l'abbiamo portato da un veterinario per vedere cosa si poteva fare, perché era abbandonato in mezzo a una strada, era proprio un batuffolino, e loro ci hanno detto lo riportate dove era o lo portate in Italia. E a quel punto non abbiamo potuto fare a meno, poi con quegli occhi così quando ti guardano. E io penso che sono sempre stato un amante dei gatti e non dei cani, però da quel momento lì ho iniziato ad apprezzare molto di più anche i cani, perché sono veramente fedeli, come dice la parola, puoi fargli qualsiasi cosa, che sono sempre lì pronti a scodinzolare, a farti festa e non ti... Senti, che tipo di rapporto avete tu e Lulu? È un rapporto, vabbè, lei vede, è ingestibile. Sì, è ingestibile perché l'ho addestrata io, quindi... È un'altra avventurosa, insomma. Si piega avventurosa. È veramente ingestibile, però è il cane più dolce del mondo. Non, facci degli esempi. Qualsiasi persona incontra è pronta sempre a far festa, non ringhia gli altri cani, si sottomette, poverina, si sottomette sempre, perché è rimasta, nonostante gli anni, che ormai sono passati 6 anni, sembra essere rimasta una cucciolotta. E poi alla fine è un cane al quale non puoi non voler bene. Prossima immagine. Ecco, questa è un'immagine... Questa è un'immagine... Che ho trovato, diciamo... Allora, lo vediamo, Messi. Sì, che partita era? Che anno era? Che match era? Questa era una partita di Champions League, dalle divise l'altra squadra era il Celtic di Glasgow, una partita giocata al Nou Camp, e questa rappresenta questa foto un po' quello che è il sogno di quando ho iniziato la mia carriera di arbitro, quello di riuscire ad arrivare ai massimi livelli, comunque poter arbitrare personaggi di un certo calibro, ma io non cito solo Messi e Ronaldo, che sono quelli più conosciuti, ma mi ricordo quando ho arbitrato le prime volte Baggio, che è forse il giocatore che mi è rimasto più impresso tecnicamente per come, nonostante gli infortuni, riuscisse ancora appunto a giocare. Credo che per un arbitro questo sia l'apice della carriera e una soddisfazione che mi porterò dentro per tutta la mia vita, aver calcato
i campi più belli e più conosciuti d'Europa, aver arbitrato i calciatori comunque più famosi e più bravi del continente, non soltanto europeo ma poi mondiale, alla fine credo che sia una soddisfazione che sono riuscito a togliere. Complimenti. Prossima immagine. Ecco, questa. Oh, caspita! Questa è una delle mie passioni. Poi sono sei un triatleta, sì, lo diciamo. Adesso mi sto cimentando appunto in questa disciplina che mi appassiona molto, perché ci sono i sport che amo di più. Il nuoto, da sempre, ho fatto anche la traversata dello stretto di Messina a giugno. Caspita. Sono la corsa, perché da sempre ho iniziato a correre praticamente quando avevo a fare gare amatoriali o comunque anche agonistiche a 12-13 anni. E poi me lo sono portato dietro comunque in tutta la mia carriera arbitrale, perché correre è fondamentale per un arbitro, e quindi era uno dei miei pregi, era la base atletica, ero quello tra virgolette più allenato dal punto di vista atletico. E il ciclismo, perché comunque è uno sport di endurance, di forza, sono cresciuto con il mito di Pantani e ora mi sono comunque sempre appassionato a queste imprese epiche di persone che comunque faticano per ottenere dei risultati veramente, veramente difficili, proprio la durezza del Quanto del ti alleni? Che impegno ti porta via? Ma io, guarda, quando posso mi alleno, anche faccio anche due allenamenti al giorno, a volte sono riuscito anche a farne tre, dipende chiaramente dai vari impegni, certo, che uno ha, però non c'è un giorno in cui io non riesca a stare. Io mi porto sempre, quando vado via anche per lavoro, mi porto sempre almeno le scarpe per correre e la cuffia, gli occhialini e il costume per nuotare, in modo tale che poi riesco sempre. Poi quello che mi piace è che quando sono magari all'estero, in una città nuova, così prendere, andarmi a fare una corsa, che oltre a scaricarmi la testa mi fa conoscere anche poi la città dove sono. E a proposito anche di questo tuo impegno nello sport, vogliamo capire come destini le tue energie con Energia Vitale. Allora, nella vita di uno sportivo l'energia è fondamentale, ma è fondamentale anche saperla dosare per avere una completezza, esattamente come fa con le aziende Egeria Energia. Questo percorso è un percorso, Andrea, in 5 step, ovvero tu mi darai delle percentuali di come impieghi proprio la tua energia, dalla famiglia, al lavoro, allo sport, allo svago, e ti lascio una voce libera, così poi vedrai. Sembra semplice, non lo è, perché se dai alte percentuali inizialmente poi dovrai regolarti con le percentuali successive. Ed iniziamo questo percorso energetico, Andrea. Allora, primo step, famiglia, che percentuale? Allora, famiglia è un valore molto fondamentale, 30%. 30%. Lavoro. Lavoro, sono fortunato perché faccio un lavoro che mi piace, però lo metterei un po' meno della famiglia, quindi un 20%. E siamo al 50%. Sport. Sport sicuramente lo metterei allo stesso livello della famiglia, un 30%, perché è una delle mie passioni. E arriviamo all'80%. Rimangono lo svago e una voce libera. La percentuale si è ridotta, direi 10% lo svago e la voce libera, un altro è rimasto un 10%. Che sarebbe? Che sarebbe, metterei i viaggi, che è una delle mie grandi passioni, quella di viaggiare, andare in giro non solo per il mondo ma soprattutto anche per l'Italia, perché l'Italia è un paese bellissimo e tutto da scoprire. Andrea, adesso è il momento di emozionare te attraverso la musica e i brani di My Music. Mimì Sarà Band pronta, primo brano. We've come a long way from where we began, and I tell you all about it when I see you. Bravissima la nostra Claudia, Alessio, Matteo, Raffaele e Thomas. See you again.
Sì, questa è una canzone alla quale sono molto, molto legato, non solo perché è la colonna sonora di Fast and Furious, un film che mi piace, ma che in questo film è la scena finale, quando Paul Walker era già morto nell'incidente in macchina. E questa canzone la rivedo un po' a 45 anni, lungo la strada, tante persone care ti lasciano. A me mi hanno lasciato i genitori, una carissima amica proprio in un incidente d'auto, un altro mio caro amico per un altro incidente. Quindi ogni volta che ascolto questa canzone mi emoziono a ripensare e a pensare che magari, perché no, un giorno ci ritroveremo e rideremo su tutto quello che è stato della nostra vita. Sicuramente. Seconda canzone. Grazie, Andrea. Occhi da orientale che raccontano emozioni, sguardo limpido di aprile e dolcissime illusioni, tutto scritto su di un viso che non riesce ad imparare come chiudere fra i denti almeno il suo dolore. Ma tu dormi ancora un po', non svegliarti ancora, no, ho paura di sfiorarti e rovinare tutto. Tu dormi ancora un po', ancora non so guardarti anch'io nel modo giusto. Bravissimi ragazzi, Occhi da orientale, Daniele Silvestri. Sì, sì, questa è una canzone che mi ricorda, io non ho avuto tante storie d'amore importanti nella mia vita, questa è dedicata appunto a una di queste storie importanti che è finita. O non è finita, boh, chi lo sa. Ah, addirittura? No, chi può sapere. Ce lo racconti nella prossima edizione. Nella prossima edizione ve lo racconterò. Comunque, attualmente è finita, però è una canzone che veramente mi piace. E lasciamo questo sospeso, però esatto. I tuoi occhi hanno parlato. Terzo brano. Porta fortuna, prendi la via che fa più paura, prendi la cosa così, la vita tua. E quando arriverà la domenica e sarà sempre colpa tua, avrai almeno la soddisfazione di dire che sei stato un'eccezione. Prendi la strada, Vasco Rossi. Sì, a parte ci siamo fatti tutti trasportare, esatto. Ovviamente. A parte che Vasco è il mio cantante preferito, lo seguo sempre in tutte le più, anche in più date delle sue tournée. E questa canzone, ho avuto modo anche di dirgli una volta, sembra fatta apposta per l'arbitro. Perché comunque dalle parole che dice prendi la strada, a parte prendi la strada che porta, sì, fortuna, quando arriverà la domenica e sarà sempre colpa tua, sembra fatta apposta. Sembra fatta apposta. Almeno la soddisfazione di un pezzo dice di essere stato il migliore, oppure l'eccezione cambia poi con l'andare avanti. E credo che sia appunto questa canzone qua, mi ricordava sempre, l'ascoltavo sempre quando andavo ad arbitrare, perché appunto sembrava la canzone, la colonna sonora dell'arbitro. Andrea, il tuo rapporto con il fai da te? Ma è un rapporto buono, perché comunque quando ho da fare dei lavoretti che definisco certosini a casa li faccio sempre da solo, senza l'aiuto di nessuno, anche se non è mai semplice, vedremo. Attento, perché adesso ti testiamo. Appunto. Cosa c'è in mezzo tra il dire e il fare? Di solito c'è il mare. Ma questa volta ci sono Black & Decker e Bricofer. Andiamo! Ed eccoci, è il momento di traldire il fare. Vediamo se sei preparato alle domande che Black & Decker ha pensato per te. Sono dei vero o falso? Vediamo. La batteria 18 volt litio del trapano avvitatore Black & Decker si può usare anche su utensili da giardino? Ma credo che sia vero, perché ormai la tecnologia fa passi da gigante, quindi potrebbero, poi loro sono molto bravi in questo, quindi penso che potrebbe essere vera. Ed infatti è vero, grandi sorprese sulle batterie quest'anno di Black & Decker. In Italia le smerigliatrici vengono chiamate anche mola, flessibile o frullino o flex, vero o falso?
Beh, da me si chiama flessibile, col flessibile ho fatto anche parecchi danni, quindi direi che è vero. E infatti è vero. Beh, direi che adesso non ci puoi deludere con la pratica, quindi attrezzati perché la sicurezza è importante. In teoria sono molto bravo, poi in pratica andremo a vedere, ma... Adesso lo vediamo. Allora, abbiamo un Marco Amelia con 7 buchi e viti. Sì, però lui da portiere era già anche abituato a usare... Abbiamo anche avuto portieri nelle precedenti edizioni che, devo dirti, invece con le mani avevano delle difficoltà. Quindi adesso lo approfondiamo. Avrai 60 secondi per fare il maggior numero di buchi e infilare il maggior numero di viti possibili. Ok, mettiamo che l'occhialino. Di fuori. Ci siamo, sembro. Devo essere... Mi manca il mantello. Vai, ci sei? Pronto? Aspetta, quando sei pronto... Posso già impugnare? Ok. Lo provo un attimo. Ci siamo? Andiamo. Cronometro? Ci siamo? Via! Ok, vai, vai! Vai Andrea, vai! Vai Andrea, vai! Ricordati che i secondi passano e tu hai 60 secondi per capire se vincere tra il dire e il fare. Black & Decker, Bricofer, ti porterai a casa questa bellissima valigetta se alla fine dell'edizione sarai primo nella nostra classifica. Quanti secondi siamo? 40! 40! 40 secondi ancora! 40 secondi ancora, allora... Andrea ha fatto i fori e adesso sta mettendo le viti. Forza, forza. Sembra semplice, ma... 30 secondi? 30 secondi, sembra semplice, ma io poi tra l'altro... Vai, 20 secondi, 20 secondi. Vai, 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 Marco. È preciso però, devo dire è preciso. Vai. Vai il nostro Andrea De Marco, vai, vai, vai. Forza, forza. Stop! Allora, Andrea, 1, 2, 3, 4! 4! Allora, lo scriviamo subito sulla nostra tabella. De Marco. 4! Eccoti qua! Non è andata male, però devo dire che è un bel lavoro, eh? Esatto, è stato un lavoro certosino, ho fatto bene, ci ho messo un pochino più di tempo, però gli attrezzi erano ottimi. La prossima volta magari cercherò di fare meglio. Seguimi perché ho una sorpresa per te. Andiamo. Andrea De Marco, grande ospite oggi a Solo chi c'ha fede, abbiamo conosciuto il tuo lato umano, ma vogliamo che tu porti a casa un pezzetto del nostro lato umano. Tramite questo disegno, dal nostro Ilal Ashour, dalla Giordania, ti ha ritratto secondo le sue idee. Bellissimo. Andrea De Marco. Bellissimo, grazie mille. Grazie. Andrea, un ultimo consiglio per chi vuole fare il tuo mestiere. Beh, fare l'arbitro di calcio io l'ho sempre definito come un modo diverso di fare sport. Io credo che nei giovani, magari quelli come me, che non hanno avuto magari la possibilità di giocare a calcio ad alti livelli o comunque sono sentiti magari in difficoltà su un campo di calcio, potrebbero cambiare ruolo, anche perché comunque fare l'arbitro di calcio è sempre un modo, come dicevo prima, diverso di fare sport. Quindi, grazie Andrea, grazie. Senti, ma fermati qui con noi perché magari arbitri il nostro Giorgio dei Fast Food Freestyler, così nella nostra sigla finale. Noi ci rivediamo venerdì prossimo alle 22:30 con il lato umano dello sport, il nostro studio, la nostra band, Mimì Sara Band, Giorgio, il nostro pubblico e voi per un nuovo ospite. Chi sarà? Lo scoprite con noi prossima settimana, Solo chi c'ha fede, 22:30 Sport Italia. Grazie! Solo chi c'ha fede, solo chi c'ha fede, solo chi c'ha fede, solo chi c'ha fede, solo chi c'ha fede. C'è fede, solo chi c'è fede, solo chi c'è fede.